andando subito alla ricerca del risultato, in maniera poi da gestire la fase finale Ma anche di perché partita. bisogna mettere pressione alle altre. La Lazio giocando in anticipo ha la possibilità giovedì, in attesa poi di quelli che saranno gli altri impegni, di portarsi al quarto posto in solitaria, a meno due dall'Inter, terza. Quindi sarà un'occasione per mettere, deve essere un'occasione per mettere pressione a tutte quante, magari chissà, sperando in un ulteriore scivolone, magari non credono ci sarà, però pure anche in un pareggio, Attenzione, perché anche in un l'Inter va a pareggio. Parma, Va a Parma, sì, però. non è una No, partita però dico, tanto vabbè, facile. no, per niente, l'ha dimostrato poi anche la Juventus, però comunque credo difficilmente, magari, poi non so, il calcio è strano, può succedere, però dopo averne perse due, probabilmente magari c'è una reazione d'orgoglio da parte Ma le loro. voci che arrivano da Milano non sono di quelle più distensive, L'auspicio sfondano è che magari nell'azzurra, non ci nel sia. senso che comunque c'è un contraccolpo importante in casa Inter, anche da un punto di vista dello spogliatoio, nel senso sembrerebbe che la squadra non segua più il tecnico, poi bisognerà vedere quanto c'è di Di reale liquido, in queste cose, però da quello che si vede, io anche poi ho rivisto la partita più volte di Milano della Lazio, effettivamente era una squadra abbandonata a se stessa e non mi aspettavo che vincesse contro il Bologna in casa, perché comunque reputo Spalletti un allenatore mediocre e quindi l'ha dimostrato sia con noi, ma soprattutto con il Bologna, che comunque quando perde di mano la situazione lui non la sa gestire e non la riporta sui giusti binari. Quindi pure l'altro anno c'è stato l'errore magari di dare l'Inter ancora prima per morta, e poi alla fine è arrivata in Coppa dei Campioni ai noi al posto nostro, poi sappiamo come ci è arrivata, Vabbè, lo infatti no, possiamo lasciamo dire, perdere, però infatti non fa testo. comunque sia ho questa percezione. Per questo poi dicevo prima che secondo me la Lazio la vera corsa la deve fare sul posto dell'Inter, perché bene o male Roma e Milan secondo me poi alla fine arriveranno fino all'ultima giornata a contendersi un altro posto e magari anche la Lazio stessa, però avere già la possibilità di giocarsi due posti anziché uno solo secondo me Assolutamente sì, aumenta poi le e non possibilità. dimentichiamo comunque questa Atalanta, perché per quanto mi riguarda, anzi, tra quelle che sono in lizza è quella che gioca meglio. Ed è oggettivo questo, perché almeno al momento è una squadra che comunque è bella anche da vedere. E stranamente, perché poi, cioè, nel senso, ci si aspettava un'Atalanta comunque che facesse un buon campionato, ma non a questo livello, sinceramente. No, ma la cosa poi fa pensare, ed è singolare ed è anche abbastanza emozionante, che comunque sia, adesso mentre parliamo io e te Antonio, il pensiero del campionato, poi poco fa cercavamo di entrare in profondità nell'aspetto dell'Europa League e oggi magari stiamo un pochino prendendo sotto mira l'aspetto della conquista di una semifinale di Coppa Italia, cioè la Lazio ha nelle corde la possibilità di arrivare in finale e far suo un trofeo importante, che è il secondo a Importante. livello nazionale, ma soprattutto poi battere il Milan significa avere una finale in casa, perché la fai a Roma, anche Certo. se lo stadio è diviso 50 e Contro un 50, avversario alla portata, contro un assolutamente. avversario alla portata, può essere Atalanta o può essere Fiorentina, tutto rispetto sia per l'una che per l'altra, però poi chiaramente se fai una finale a Roma hai l'obbligo e il dovere di alzare poi il trofeo. Non ci sei Certo. riuscito gli anni passati perché avevi la squadra più forte d'Italia, lo testimonia No, i 4 anni di dominio assoluto che ha avuto la Juventus, però la cosa bella è che comunque sia la Lazio, in questo processo di crescita che stava dicendo prima Andrea, ha dimostrato delle cose concrete, cioè è tangibile, la Lazio sta diventando grande e quello che più volte abbiamo recriminato alla società con Gianfranco anche è che questo processo è troppo lento e allora lì poi mi ricollego alle parole di Andrea, è un processo lento e vorremmo che magari avesse un'impennata. Perché per quanto il tifoso laziale possa essere poco riconoscente a queste società, è vero, abbiamo passato anni bui, ma comunque sia veniamo da 20 anni dove abbiamo gestito bene il passaggio dalla grandissima Lazio a una squadra importante di Serie A, ma vogliamo tornare
nei palcoscenici importanti, perché la Lazio lo merita. Assolutamente sì. È la prima squadra della capitale, quindi comunque sia, merita di tornare a vivere certe situazioni. E quello che dice Andrea nel progetto di Lotito e di Tare di riportare la Lazio a comprare lo scudetto, io ci credo, è che purtroppo noi come tifosi lo vogliamo rivedere in una maniera forse un po' troppo rapida e veloce, però questo processo c'è. Speriamo che il mister, secondo me, perché poi tante critiche sul suo operato, perché secondo me è proprio lui che fa la differenza sia in questo processo di crescita sia nella storia della Lazio, perché comunque lui ha fatto tanto in questi 3 anni e in questa stagione, che forse è la più delicata da quando lui è a Roma, perché sta avendo maggiori difficoltà rispetto agli anni passati, ma se mi passi pure maggiori responsabilità, perché se negli anni passati la Lazio si affacciava a certi, diciamo, a certe lotte come l'outsider di turno, quest'anno invece, ecco, ha quasi, non l'obbligo, perché non ha l'obbligo, però ha quasi, ecco, questa non so come definirla, però comunque secondo me è l'obbligo, Antonio. Sì, all'obbligo, sì, perché diciamo una certa spinta, ecco, un certo nervosismo nel voler raggiungere per forza questo risultato, perché ecco per come è sfuggito anche l'anno scorso. Secondo me è l'obbligo, e quindi lì nascono le pressioni e il disagio di doverle gestire dal punto di vista mentale. Per questo chiedevo la crescita mentale di questa squadra, perché comunque sia è sotto gli occhi di tutti, è una squadra che deve arrivare quarta, perché anche il direttore sportivo ha detto che era l'obiettivo stagionale di questa per squadra. Per la prima volta non si sono nascosti, perché altri anni non l'avevano mai dichiarato. Deve arrivare quarta. E ti dico anche un'altra cosa, non è da laziale farlo, non è da laziale dirlo, ma una volta arrivato a questo punto della competizione devi vincere la Coppa Italia. La devi vincere, perché ha dimostrato di poter giocare una semifinale col Milan, ma a maggior ragione è la vera finale, perché poi, ripeto, bisogna sempre essere umili e bisogna sempre rispettare l'avversario, ma aver passato l'Inter porta la Lazio a dover vincere, e soprattutto l'eliminazione della Juventus porta la Lazio a dover vincere questa competizione. Certo, perché ma le eliminazioni anche di Roma e Napoli, che sono state eliminazioni importanti, quindi fanno sì che, eccoli, come squadre, tra virgolette, blasonate, rimangano Lazio e Milan. E l'altra magari, ecco, sono viste un po' come una la finale anticipata e l'altra la semifinale, quella un po' più, diciamo, tra le due squadre che si affacciano, diciamo, come sorprese. Però sì, la Lazio poi, anche avendo la finale in casa, e comunque in generale, pure secondo me per dare lustro a tutto questo lavoro di questi anni, perché sì, la Supercoppa è stata una bellissima soddisfazione, però secondo me, ecco, bisogna un po' battere il ferro, un po' come poi, naturalmente con le dovute proporzioni, fu un po' di anni fa durante la gestione Cragnotti, raccogliere qualcosa in più e non in meno, perché anzi forse in quegli anni è stato raccolto qualcosa in meno rispetto alle potenzialità, però ecco, far sì che la Supercoppa non sia il caso sporadico, ma progredire anche in quel senso, alzare qualche altro trofeo. Ora, perché siamo io e te, quindi questa fase conclusiva di puntata, ci siamo potuti sbizzarì su questo discorso, magari con laziali di una certa esperienza e di una certa militanza, come Alberto, come Gianfranco e Andrea, già ci avrebbero bastonato, perché il solito discorso, che comunque noi non abbiamo vissuto un certo tipo di Lazio, e quindi quello che stiamo vivendo ora è tutto di buono e va vissuto al momento. D'altro canto, io continuo a martellare su questo aspetto, che bisogna sfruttare la Lazio di Cragnotti, bisogna averlo come pensiero martellante per crescere, perché il calcio si è trasformato. Il calcio purtroppo non è come quello di 30-40 anni fa. Adesso, se vuoi far parte del calcio di un certo livello importante, devi partecipare ogni anno alla Coppa dei Campioni, devi portare determinati tipi di sponsor, devi portare determinati tipi di giocatori, perché questo è il calcio. La Lazio ha dimostrato in ambito nazionale di saperci stare, perché ha alzato trofei, ha fatto finali, è la squadra che magari ha fatto più finali in questi ultimi 10 anni insieme alla Juventus, è la prima squadra della capitale e comunque ha certo prestigio, perché storicamente la Lazio ha portato trofei. Quindi gli anni di Cragnotti devono essere la spinta
per far sì che la Lazio torni ad essere la squadra importante che era a livello europeo, senza magari trascurare quello che poi è la storia della Lazio, che è fatta anche di sofferenza, e quindi ci sta tutto questo. Però comunque sia, per diventare grandi e per seguire la società, perché comunque sia la società sta facendo grandissimi sforzi per i tifosi della Lazio, i tifosi stessi della Lazio devono crederci, devono sostenere la squadra, devono sostenere il mister per tornare tutti grandi insieme, perché poi era l'obiettivo prefissato già da fine stagione scorsa, uniti insieme per raggiungere nuovi traguardi. E malgrado un inizio di stagione un po' particolare, si sta avendo la percezione che magari può essere una stagione importante. Purtroppo è il mese cruciale, sono le settimane cruciali, e se la Lazio supera questo momento alla grande, senz'altro questa può diventare o sarà una delle stagioni più importanti degli ultimi 20 anni. Beh, direi che con questo ci abbiamo verso una degna conclusione. Sì, quindi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sì. E innanzitutto ringraziamo tutti i nostri ospiti questa sera, ringraziamo Paolo Cericola per il suo contributo, ringraziamo David Biuzzi del Tirreno per il suo apporto e per la sua panoramica sul mondo Empoli, e ringraziamo Valentina Zampilli, come sempre puntuale nel ricordarci le gesta del futuro che saranno della nostra Lazio, quindi le giovani Aquile, che comunque ogni domenica ci regalano soddisfazioni, e ci ha dato anche gli appuntamenti per il prossimo fine settimana, quindi da seguire e da monitorare. Poi la prossima settimana ne riavremo come sempre un appuntamento fisso, Valentina Zampilli, e il grazie poi ad Andrea Sberna per essere intervenuto in fase conclusiva di puntata. Ricordiamo che comunque la prossima settimana ritorneremo a pieno regime, ritornerà anche Gianfranco Desideni, quindi un caloroso abbraccio a Gianfranco e ad Alberto Alquadi. Un grazie a te Antonio, ti aspettiamo qui. Un grazie a te Antonio Pilato, a te. E un grazie sempre e smisurato a Max Morgante e a Riccardo Vagnarelli, che hanno avuto l'intuizione di creare questo nido delle aquile che noi portiamo avanti da 4 anni e passa, e un ringrazio a tutti gli sforzi che sta facendo Radio Roma Futura per permetterci lunedì di andare in onda. Detto ciò, l'appuntamento è per giovedì sera allo Stadio Olimpico alle ore 20:45 per seguire Lazio Empoli, e la prossima settimana ci avvicineremo a questo importante avvenimento dell'Europa League, 16esimi di finale di andata. Lazio Siviglia si giocherà giovedì 14 febbraio alle ore 18:55 e il ritorno poi il 20 di febbraio, che poi avremo la fortuna separata più in là nel corso delle prossime puntate, Antonio, anche ai nostri ascoltatori diremo che potremo avere la fortuna di vedere dal vicino questa trasferta fondamentale, Ramon Sanchez Pizjuan, e riusciremo anche ad avere magari dei contributi e che poi renderemo sui nostri portali, sulla nostra pagina Facebook. Per questo seguiteci, quindi vi arricchiremo da vicino poi di ricchi contributi questa trasferta importante. Quindi appuntamento a giovedì per Lazio Empoli, a lunedì prossimo per il Nido dell'Aquila. Grazie ancora per essere stati in ascolto e per aver contribuito al Nido dell'Aquila. Buonanotte a tutti e forza Lazio. Lazio. Fatti la scarpetta col tricolore, c'è chi ne ha vinti tanti, ma è l'ultimo noi, quello cominciato nel 99, vinto nel 2000, e quanto piove, quanto